te lei davanti mi sta a far venire fame, la mette da sole. Lo so, c'hai ragione, però a me quando si avvicina Natale mi prende tutta una cosa dentro, come una magia, chiamami stupido, non lo so, però io non vedo l'ora di vedere le strade piene di gioia, con le luminarie in giro, i bambini che corrono avanti e dietro tutti felici, i parenti che vengono da lontano, i regali, i pranzi, le cene, mi piace. Come te va? Io sono 15 anni e mi sta sulle palle per Natale. Perché ci abbiamo il Grinch che ci ha rubato il Natale qua? Raga, basta vivere nel paese di balocchi. Non siamo più ragazzini, ormai il Natale è solo una rottura dei coglioni. Madonna, sa, sei veramente una persona oscura, lasciatelo dire. Che so? Oscuro. Raga, lascia che ti accompagni in un viaggio alla scoperta della fredda realtà delle cose. Come ogni anno inizierai a sentire lo spirito natalizio non appena scatta dicembre. L'otto tirerai fuori l'albero dalla cantina e lo lascerai in salotto, ancora scatolato, pieno di ragni e polvere. Comincerai a pensare ai regali, cosa regalare ai parenti, cosa ai migliori amici e cosa alla ragazza che anche quest'anno non hai. In quel momento il tempo si fermerà come per magia e in un magico sbalzo temporale ti ritroverai al 23 dicembre che non hai ancora concluso una ceppa. Inizierà una folle corsa contro il tempo per fare tutti i regali che avevi con tanto amore premeditato. Inutile dire che le strade, i negozi e i parcheggi saranno pieni da fare schifo e lì comincerai ad accontentarti. La splendida TV vintage che volevi regalare a mamma e papà diventerà uno squallido set di asciugamani. Quelle cuffie fighissime della Sony che me volevi regalare diventeranno il solito Badass Noir. E infine, come ogni anno, dovrai depennare il regalo per una tua fantomatica ragazza, che ottimisticamente avevi previsto, ma che non esisterà, perché come sempre sei solo come un cane. Tra l'altro, sto fatto lo pagherai pure al cenone di Natale. Eh sì, perché come ogni anno te lo chiederanno. E te muto. Perché come ogni anno l'unica ragazzetta che avrai nei tuoi pensieri sarà sempre lei, tua cugina. Perché si sa, non c'è cosa più divina che... Ho capito il concetto. È colpa mia se mia cugina è una fregna? Eh no, caro mio, te sbagli. Perché l'ho vista su Instagram. E mo se fa solo foto in primo piano. E tu mi insegni che quando una pischella si inizia a fare foto solo in primo piano, sei inquartata. Ciao. Ciao. Seguiranno tavolate infinite. Nonni come se piovessero, zii, parenti mai visti, baci salivosi a rotta di collo e le solite domande del cazzo. Claudio, ma ti sei laureato? Che lavoro fai, mo? Sei andato a vivere da solo. Ma ce l'hai la ragazzetta? E poi cibo come non ci fosse un domani. Verrà ingozzato come un maialino all'ingrasso. Fritti a rotta di collo, primi, richiamo dei primi, secondi, richiamo dei secondi, contorni vari e unti. E poi dorone e panettone, rigorosamente coi canditi, che se sa, non piacciono a nessuno. Ma sono diventati un po' come uomini e donne, fa schifo a tutti, ma pare che non se ne possa far meno. E poi quattro giri di grappe, che poi la grappa t'ha sempre fatto schifo, ma tuo nonno sta fissa e te la deve accollare a tutti i costi. E ancora, dorone e panettone. Poi verrà finalmente quel momento, il momento che da bambino ti faceva battere forte il cuore. Sì, il momento dei regali, quei bellissimi cubi impacchettati con fiocchi variopinti. Ti ricordi che bei regali da bambino? Il tirannosauro di Jurassic Park, il Super Nintendo, il Nokia 3310, il primo iPod. Madonna che bello, mi viene da piangere solo a pensarci. Scordate tutto, riceverai 4 sciarpe di cui una da donna, un paio di guanti riciclati che tu stesso avevi regalato l'anno prima a chissà chi, 20 euro da mamma e papà, un cappellino della natazia, un portachiavi da tuo cugino e nulla dagli altri che se ne usciranno con la solita frase. Quest'anno non sarà detto niente regali? L'ha detto solo te. Sulla fine della serata penserai che è finalmente tutto finito, ma arriverà lo zio di turno. Ragazzi, domani tutti qui a pranzo, eh? Seguiranno pranzo del 25, cena del 25, pranzo del 26, cena del 26. Dopo la cena di Santo Stefano, ti concederai l'unico momento di svago che ti libererà finalmente da morsa familiare. Solo che te ti porterai dietro tua cugina e a una certa, preso le fumi dell'alcol, te la incollerai pure, coronando il sogno della vita. Tornerai a casa e troverai tuo zio incazzato nero con una mazza da baseball tra le mani e giù botte. Ti risveglierai tumefatto il 28 mattina, non capendo nemmeno più chi sei. Con un altro enorme disagio, decide che fa capodanno. Mr. Green.